Ehi, ciao, sono qui. Forse ti starei chiedendo cosa faccio qui sotto. Mi sto occupando di collegare i fili. Infatti sì, attraverso questo bellissimo Shelly andrò a domotizzare l'orto andando a controllare da remoto i tempi della pompa, della luce. Ma non è una cosa così banalotta, perché andrò a creare delle automazioni che in base al tempo, alla temperatura, all'umidità andranno a variare i tempi di irrorazione delle radici e delle piantine. E anche in questo caso devo essere sincero, ha dovuto intervenire il mio caro amico Tommaso, che di lavoro, grazie a Dio, fa l'elettricista per sistemare quello che secondo me era un impianto fatto bene, ma in realtà era una schifezza e diciamo che avrei rischiato a tenerlo così com'era, quindi grazie Tommy. Raga, ho raboccato di acqua e siamo pronti per il primo test. Andiamo ad attivare pompa. È partita, raga. Raga, non ci credo. Abbiamo flussi d'acqua su tutti i buchi. Ah, si vede poco. Raga, funziona. No, vediamo se... Ti prego, fa che non perda, signore, ti prego. Dio, non sta perdendo. No, raga, è successo. No, raga. Che diavolo è? Da dove cavolo arriva? No, da qui. No, traditore! Caino! E ora vi mostro finalmente la figata in azione. Tac! Luce UVC che sterilizza di continuo il flusso d'acqua. Qui ovviamente è chiuso, in modo che nessuno può ficcarci il naso e danneggiarsi la retina come ho appena fatto io fissandola. E niente raga, ho sistemato la perdita, funziona tutto, non vedo l'ora di mettere le piantine. Questo è il paradiso, signori. Madonna, ma guarda quante. Raga, eccoci col bottino. 12 piantine di lattuga gentile, 12 di lattuga canasta e una bella pianta di menta. Un po' da usare come repellente per gli insetti e un po' per i mojito. Adesso cosa dobbiamo fare? Ora non ci resta che prendere il nostro bellissimo tubo rosa, tagliarlo a fettine, preparare tutti i supporti che andranno nei fori e lavare via la terra dalle radici di ogni singola piantina. Dai che abbiamo un sacco di roba da fare. Il metodo adesso è abbastanza semplice, prendiamo il nostro tubetto, tagliamo delle fettine di circa 1,5 cm. Poi per ogni fettina facciamo un'incisione che va dal centro all'esterno e infine circa nel centro dove sarà ospitato il fusto, lo stelo della nostra piantina, lo allarghiamo leggermente con questa lima. Tac! Fatto! Facciamolo per tutte. In poche parole si passa dalla piantina qui con la terra alla piantina con le radici, basta. Solo che sono coperto di acqua, terra. Fa anche piuttosto freddo perché ci sono 18 gradi. Vabbè, dai, abbiamo quasi finito. Signori miei, apriamo le danze. Come vi ho anticipato, per ogni piantina andrò a abbracciarla con il nostro bellissimo salsicciotto rosa e a riporla in un buchetto all'interno del nostro bellissimo orto. Tac! Questa sarà divertente. Dove cavolo la mettiamo? E come cavolo la mettiamo? Forse mettere la menta non è stata l'idea migliore, eh? Ok. Opete là. Così. Top! E andiamo con l'ultima. Sono stati 2 anni intensi. Accendiamo il sistema e poi... è fatta, raga. E signore e signori, eccoci qui all'inaugurazione del nostro orto. Siamo pronti per l'accensione della pompa? Uno spettacolo, ragazzi.
Ed ora è finalmente giunto il momento di parlare dell'aspetto tecnologico del mio orto. Come vi ho già accennato, il mio orto diventerà parte del sistema domotico della casa. Nello specifico utilizzo un sistema che si chiama Home Assistant, ma su questo aspetto dovremmo fare un video che dura ore se non giorni, quindi prendetelo come dato di fatto. Grazie a questo sistema io posso aggiungere sensori, come per esempio un sensore di temperatura e umidità ambientale, oppure una sonda che ho inserito all'interno del fusto che misura la temperatura dell'acqua. E grazie a questo io andrò a programmare dei cicli di accensione e spegnimento della pompa basati sulle condizioni meteo e sulla temperatura dell'acqua stessa. Vi mostro un po' come sarà la mia dashboard di controllo all'interno di Home Assistant. Come prima cosa, in questo grafico molto semplicemente vedrete delle lineette gialle che corrispondono ai periodi di accensione della pompa e della luce UV. Sotto abbiamo dei tasti per il controllo manuale. Se io voglio accendere in questo momento la pompa manualmente, premo questo tasto e vedete che diventa giallo. Posso attivare o disattivare le automazioni manualmente, in modo che se devo fare della manutenzione non mi parta la pompa e mi faccia acqua dappertutto. E infine qui sotto posso controllare appunto la temperatura dell'aria e la temperatura dell'acqua. Figata, eh? È finalmente passata una settimana da quando ho attivato l'orto e vi mostro come sta andando. È una cosa fighissima. Ora vediamo che qui abbiamo le nostre bellissime piantine di insalata e la strepitosa pianta di menta. Se andiamo a prendere una piantina e solleviamo il pod, diciamo, dal nostro tubo in PVC, vediamo che si scopre una prato radicale bellissimo, ragazzi! Cioè, guardate come sono candide, guardate come si diramano. Ed è così per tutte, eh? È incredibile, ragazzi, cioè pensate che queste di solito sono sottoterra e non avete la minima idea di come sono strutturate. E sono così tante con la piantina così piccola, immaginate quando l'insalata sarà matura, wow. Ma avete o no assistito a una figata incredibile? Cioè, ditemelo. E ragazzi, io veramente vi ringrazio per avermi seguito in questa avventura. Spero che questo orto, a differenza dello scorso, possa portarci grandi soddisfazioni e grandi abbuffate di vegetali. Spero anche di avervi intrattenuto in qualche modo, avervi insegnato qualcosa di nuovo. Se volete cimentarvi, perché no? Avete le basi per iniziare? Mettete un bel like e un bel commento a questo video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Grazie mille allo sponsor di questo video, come sempre Prozis. Vi ricordo che con il codice GIAMMI10 potrete accedere alle varie offerte e avere un ulteriore 10% di sconto e degli omaggi gratuiti. Ciao ragazzi, al prossimo video!